Ma è sembrato ieri che ci fosse un grosso problema su come scrivere la clausola di salvaguardia, su cosa cambiare del porcellum. È un ostacolo reale o è superabile? È importante che maggioranza e governo si trovino d'accordo su un punto: non si potrà tornare al voto con il porcellum. Poi noi diciamo un'altra cosa: non si può limitarsi a delle operazioni di facciata, abbiamo bisogno di una riforma complessiva per dare ai cittadini italiani davvero la possibilità di scegliere da chi essere rappresentati e da chi essere governati.